Ospite di Welcoming Cities oggi al Palacongressi di Rimini, Francesco De Biase. Francesco De Biase, dirigente del Servizio Arti Contemporanee della Direzione Cultura, Istruzione e Gioventù della città di Torino. Lavorare sulle luci può dare ottimi risultati, così come ha fatto per la città di Torino. Assolutamente sì. Noi siamo partiti 16 anni fa con la luce, inventando una cosa nuova, ed è una cosa che ovviamente non esiste in altre parti del mondo. Cioè, abbiamo chiesto agli artisti più importanti del mondo, Buren, Pistoletto, Paolini, beh, non è altro di creare una luce d'artista, quindi non un'illuminazione, non è altro, ma di creare una vera luce d'artista che sa specifico, cioè stesse in luoghi della città, valorizzasse ulteriormente di per sé stessa, forse magica ed altro. E questo è diventato piano piano in questi anni un museo della luce, un museo nel senso più attuale del termine. Cioè ogni anno facciamo nuove opere ed è molto apprezzato sia dai turisti che dai cittadini. Ecco, appunto, volevo chiedere questo: quali sono i risultati di questa rivoluzione luminosa? Ecco. Beh, da una parte è uno degli, si potrebbe dire in termini turistici, uno degli attrattori, insieme ad altre cose che la città fa, per il periodo novembre, dicembre, gennaio della città. Molti turisti amano, cioè, venire a Torino, vengono per il Museo Egizio, vengono per, ovviamente, per il Museo del Cinema, ma vengono anche per luci d'artista, una delle più importanti, perché sanno cos'è, perché veste la notte, perché sono delle opere, la luce ha sempre un'attrazione molto particolare verso tutti. Poi sono opere che ovviamente lavorano con la luce, ma sono opere di fantasia, di immagine, cioè c'è un affascinamento. Produce anche economia, nel senso che ovviamente sono, io quando lo racconto, sono oltre 500.000 lampade di neon LED, quindi richiedono assistenza, quindi richiedono manutenzione. Ci sono le guide turistiche, ci sono i bus turistici, ci sono i turisti che vanno e fanno dei percorsi seguendo le luci nella città. Quindi crea economia, crea turismo, crea affascinamento e crea anche il fatto che i cittadini stessi sono opere che stanno all'aperto, quindi sono nei luoghi dove i cittadini vivono, dove passeggiano, lavorano nel tempo libero, e quindi è fruibile da tutti. E crea anche accoglienza, qui oggi si parla d'accoglienza, c'è anche questo elemento. Assolutamente. Le luci sono molto calde, ovviamente sono molto calde, e accolgono il turista, accolgono, come dire, lei arriva nella notte e oltre tutto il patrimonio che c'è già, barocco o di altri periodi, sono di accoglienza per tutti i turisti e altro, ma accolgono nel senso anche caldo, magico, di andare a scoprire. Poi l'accoglienza è fatta di tante cose messe insieme, come voi dite qui a Rimini, quindi sono tante i modi per accogliere, no, i cittadini e i turisti. E quindi sì, assolutamente, è una grande accoglienza e funziona. Noi ogni anno stiamo andando avanti, molte delle nostre luci vengono chieste da città come Parigi, come Londra, come New York ed altre ancora.